Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Stiamo proseguendo, vabbè, a parte le pareti pittate, abbiamo passato quella situazione anarchica presente da decenni qui e che chi lavora qui è costretto e chi vive a sopportare. Stiamo vedendo in questo momento i magazzini. I magazzini sono praticamente dei locali al pian terreno nella scala C e dovevano essere adibiti a vari utilizzi. Questo qua, ad esempio, doveva essere un magazzino adibito allo stoccaggio di verdure e scatolami. Come potete vedere è chiuso. Per ovvi motivi purtroppo non è utilizzabile in quanto presenza di scarafaggi col mercato che continuano comunque sia a buttare frutta e verdura crea non pochi problemi di puzzia e di odori, quindi questo ha dovuto chiudere. Più avanti invece là c'è un magazzino adibito a locale per attività pomeridiane dei bambini dopo scuola e lì abbiamo una fogna aperta. Sostanzialmente è stato affittato un locale a utilizzo per i bambini di supplenza piuttosto che per il tempo libero fino alle 6:30 di sera, ma c'è una fogna aperta nella cantina a fianco, quindi voi sentirete tra poco un odore di fogna che è veramente... Quindi c'è di peggio che il Covid, perché questo dura tutto l'anno. Sì, diciamo che questo locale, grazie al cielo, è stato chiuso con il Covid, quindi i bambini si sono risparmiati questa cosa. Spiegami un attimo la situazione qui per il mercato, che i nostri amici, secondo me, che magari vengono anche a fare la spesa, sono curiosi. È normale queste buche, queste cose che vediamo qui? Allora, nel 2004 sono stati iniziati i lavori di rifacimento della strada, questa era un doppio senso, è stata fatta poi a senso unico, sono stati stretti i marciapiedi per fare questi parcheggi pseudo spina di pesce. Il problema è che sotto noi abbiamo delle logge di fogna che arrivano direttamente dallo stabile, non sono mai state controllate, alcune sono aperte quindi versano acqua all'interno senza seguire i condotti e il risultato sono questi cedimenti che potete vedere invisibili che non si sa per quanto tempo rimarranno ancora su, perché comunque ogni volta continuano a cedere sempre di più. Il passaggio comunque anche dei mezzi di pulizia dell'AMSA crea questi problemi perché le vibrazioni eccetera eccetera, l'umidità stessa del... Diciamo che il lavoro ha fatto male. Ma diciamo che non è stato controllato quello che c'era sotto, anche per quello, perché non hanno, ho saputo, le planimetrie di quello che erano gli sfoghi dell'acqua fognaria di Jacopino. Quindi probabilmente dentro il terrapieno non è abbastanza compatto e sta creando questo cedimento. E come potete vedere in mezzo non c'è, ai lati invece sul mezzo proprio della... E l'odore è anche oggi abbastanza... Sì, è un odore che non ricorda Milano e quindi purtroppo ci dobbiamo tenere questa particolarità, questa fogna. Che ce ne abbiamo ancora? Cosa mi ci dici dell'insegna? Qua c'era una pizzeria che ha chiuso circa 2 anni fa, non potendo più stare all'interno per via degli evidenti problemi che aveva, oltre a perdite d'acqua all'interno del locale. E come potete notare la facciata praticamente... È tutta scrostata, c'è pezzi addirittura sopra le macchine. Sì, quando c'è vento, piove, sostanzialmente si disgrega e finisce poi, con il rischio anche di colpire magari persone che passano. Con questa la segnaliamo se nel caso qualcuno se ne fosse dimenticato. Faccia una passeggiata qui su via Bramantino, la vede di persona. Siamo nella panetteria, angolo via Jacopino da Tradate, e anche qui c'è il problema degli impianti elettrici che ci racconterà meglio il gestore. Sì, io voglio cambiare il contatore per fare potenza più alta per il mio lavoro. Io ho andato con loro 3-4 volte, 2 anni, continuare a fare la domanda per cambiare il contatore. Se vuoi fare tu, fare, se no lascia il locale. Poi ho portato qualche azienda per fare traccia di questa, loro non c'è la piantina per il palazzino per fare cose che fanno loro per forza. Loro ha detto no, noi non faremo niente per nessuno, devi fare, se no lascia il locale. Cioè, la soluzione che ti andate è lascia il locale perché tu così perdi soldi, perché sì, non puoi lavorare come vuoi. Sì, io perdo soldi perché la potenza del portatore è piccola, io volevo montare il lavoro.
non posso mancare al lavoro perché la potenza per forza deve fare loro, perché hanno la piantina del locale, del tutto e tutto. Se porta una cosa privata, se fanno danno dentro non sanno come farlo. Chi poi va... visto che qua gli impianti già non sono buoni, delle case, finisce che brucia tutto. Ecco, questa è una cosa importante, quando parliamo di ristori, aiutare i commercianti, deve cambiare eccetera. Tutto il, la traccia dell'elettrica. Ecco, si parte anche da queste piccole cose, diamogli la corrente per poter lavorare tra le tante cose. Ti ringraziamo di quello che grazie. Ci hai detto. Andiamo avanti, e anche qui abbiamo visto che questa è proprio una mancanza di buona volontà, perché non c'è altro qui. Andiamo. Questo parrucchiere, un parrucchiere storico, era qua da parecchi decenni, chiuso purtroppo con il Covid, perché oltre a non aver avuto i fondi necessari per andare avanti con la crisi in cui stava incorrendo con la chiusura, aveva una cospicua perdita d'acqua nel retro bottega. E qui siamo in Jacopino da Tradate 16, i cittadini ci hanno fatto sapere, guardate i citofoni, sono stati raccordati con i tubi al massimo riciclo di ogni cosa, cioè veramente cose ridicole. Ma entriamo e vediamo. Ecco, questo è quel famoso foglio che ci spiega che gli interventi straordinari sono stati fatti da MM col contratto eccetera eccetera, vedete tutto qui. Da quello che vediamo, insomma, anche qua guardate. Con fuoricavi, questo sarà per tenere il portone, insomma lasciamo perdere. Ecco, vi raccontiamo direttamente noi una situazione che ci è stata chiaramente detta. Vedete questa bella lastra? Questa è la portineria che non esiste più, e quindi aveva pensato di occuparla. Dopo 10 anni gli è stato dato lo sfratto, non lo sgombero. Portineria qui non ce n'è più, è rimasta esclusivamente la lastra. Questo per dire l'attenzione verso l'immobile, ma proseguiamo, che mi sa che abbiamo ancora due cose da vedere. Come vedete al secondo piano, qui siamo sulla scala E, vetri rotti eccetera, questa era una casa di un abusivo, come vedete c'è la parabolica, i fili fuori, tutti i vetri così spaccati, e queste case chissà per quanto tempo rimarranno così. Nella Milano che cerca gli alloggi, ha bisogno degli alloggi, dove qualcuno in base al suo reddito vorrebbe anche pagare. Ma ancora non abbiamo finito, perché qui ce ne abbiamo parecchie, e andiamo a vedere un'altra cosa. Siamo nel cortile, questo è il retro della pizzeria che avete visto da fuori, questa qui coi buchi era la cucina, questa è la sala, e fuori ci sono il Dehors, no? Come potete vedere, tra cui non manca una splendida Ofo, come sempre troviamo nelle situazioni di degrado, dei bauletti buttati lì così, dei contenitori anche peggio, e vabbè. Questa è una cantina, pare essere una di quelle insomma peggiori, ma qui più o meno si assomigliano. Come vedete sulla parete a destra era stata messa una lastra per chiudere che è stata forzata. Ci raccontano e ci fanno sapere che c'è una presenza d'amianto, ci siamo mascherati anche noi per questa situazione, e diciamo che sicuramente da quello che vediamo fuori a quello che si vede dentro non è una condizione abitativa ottimale, sicuramente da rivedere, ma parecchio. Troviamo cantine con rimasugli di cantieri, mattoni eccetera, e qui troviamo una cantina dove, sbucando le pareti, sono stati stipati attrezzature, caschi, pezzi di moto rubate. D'altronde poco tempo fa c'è stata un'operazione appunto con la polizia per portare via biciclette e 2 ruote rubate. Le pareti sono state proprio abbattute da una parte all'altra, anche da questo lato. Insomma, un altro segnale non molto favorevole, diciamo, alla vita civile. Hermes, qui invece ci troviamo in un'altra situazione. Sì. Cioè, queste dovrebbero essere delle case. Sì. E troviamo le cantine che sono state picconate sui muri per passare da una all'altra. Sono comunicanti, sì. Sicuramente l'hanno fatto per qualche motivo, e adesso mi stavano dicendo che qua ci dormiva
qualcuno, e sicuramente per agevolare il passaggio tra una cantina e l'altra hanno fatto questo movimento, che oltretutto è... La cosa che ti vorrei dire è che io e te vediamo anche, anzi spesso vediamo stabili abbandonati occupati, questo non è uno stabile occupato, no, non è abbandonata, è un proprietario. È una stabile di un proprietario, esattamente, che è una situazione che abbiamo visto più volte, ma è stabili abbandonati, strutture fatiscenti, ma non, sicuramente non è una cosa ammissibile in un palazzo comunque gestito da una società. Comune di Milano, edilizia residenziale pubblica, le vecchie case popolari, ma siamo a queste condizioni qui. E oltretutto, nonostante che le condizioni sia queste, il bisogno di case è talmente grosso che abbiamo oltre 20.000 persone in lista d'attesa. E le case qui, vuote, ce n'è tantissime. Allora, questo è l'ingresso della scala C, ingresso proprio open space, la parrucina con vetro, pieno di mosche, sicurezza diciamo proprio a livello zero. Schifezza pieno. Esatto. Beh, cioè almeno non c'è il rischio di tagliarsi, perché proprio il vetro l'hanno levato tutto anche qui. Ma questo sicuramente non è una parte del palazzo agibile, non ci abitano le persone, spero, quindi. È la fogna, le cantine sono completamente inagibili. No, non conviene perché ci sono ratti grossi. E beh, quelli vanno visti. Ti incontro un topo di una... Sì, diciamo che il posto è totalmente inagibile, credo che le immagini già dicono tanto. Questa è una pagina vergognosa, perché queste sono condizioni più che fatiscenti di vita per le persone regolari. A questo punto si chiudono questi angoli della casa e si ristrutturano. Non si fa vivere la gente in queste condizioni. Da parecchi anni, come ben sapete, in tutti i condomini si adotta la politica dello smaltimento dei rifiuti differenziato, eccetera, eccetera, belle parole, Milano Green. Guardate qui, le buche per buttare l'immondizia, ci viene segnalato che sono ancora piene di immondizie, ma per i topi e altre cose sono state chiuse con uno scotch. Guardate cosa c'è qui, vieni Paolo, fai vedere. E questa è solo la parte esterna. Una vergogna. Ecco, qui, sempre questa famosa scala C, ci sono delle perdite d'acqua, sono ben visibili i segni sulle scale, sul pavimento, sui soffitti intonaci. Fra l'altro l'impianto elettrico anche qui è penoso, le scatolette sono aperte, le lampade sono aperte anche loro, non sono funzionanti. Cosa dire? Un modo di vivere neanche da terzo mondo, peggio. E siamo in Italia, Milano 2021. ...337 proprietà abbandonate fatte negli ultimi 5 anni. Abbiamo una costante per 2/3 che ci troviamo dentro. Carrelli, urine, bottiglie di urine, i fichi. Cioè, incredibile. Questa è la 328esima volta che li troviamo dentro. Siamo in uno stabile però di MM. Certo. Speriamo che servano, qualcuno se li mangi. Ma andiamo a vedere una cosa importante che ci ha segnalato una persona che qui sa tanto. Noi abbiamo anche un grosso problema, che è quello delle aziende che si occupano qua a garantire le pulizie, poiché come potete vedere l'immondizia continua a essere buttata in giro e non viene raccolta. Tutto al più anche quello che è il programma per la pulizia delle scale non viene seguito da parecchie settimane, fanno il minimo indispensabile se non la presenza, ma la cooperativa che dovrebbe occuparsi di questo è completamente assente. Le numerose segnalazioni che vengono fatte sono inascoltate. MM praticamente anche in questo pecca, perché le aziende che vengono ad appaltare il lavoro non vengono alla fine controllate su quello che sono le loro mansioni e i loro doveri. Come potete vedere vengono a banchettare i piccioni, ma questo è nulla, perché comunque le scale, i piccioni continuano a farci i propri bisogni e sono piene di guamo. Ci sono scale all'ultimo piano che sono piene di guamo, a dimostrazione appunto che gli omini delle pulizie non vengono da mesi a pulire. Ed è inutile, è una battaglia persa. Siamo qui, sempre nel cortile, stiamo vedendo cosa succede qui. Guardate questo scooter. E come questo scooter ce ne sono tantissimi altri. Ci viene segnalato che qui, siccome non c'è la portineria,
la zona è abbastanza movimentata, vengono portate le moto spesso rubate per essere smontate. Oltre che qui, vi ricordate, negli scantinati box di Beniamino della Torre, che saremo a un chilometro di distanza, ecco, sempre nel municipio 8, stessa situazione. Tra l'altro devo dire che è una situazione di sporco, come sto vedendo questa volta, difficilmente mi era capitata mai in stabili abitati. Cioè, c'è dappertutto bottiglie di birra, lattine, immondizie, tovaglioli, fazzoletti, di tutto e di più. Cioè, questa non sembra una casa, sembra un campo rom. Ecco, per certe cose sembra molto simile a un campo rom, ma di quelli brutti però, non di quelli belli con le casette nuove, come abbiamo visto, non la volta con Hermes, la volta prima. E qui ci troviamo nella scala F, siamo sempre nello stabile. Come potete vedere, viene rilevata presenza di amianto. Peccato che i cittadini continuano a pagare sia la soffitta che la cantina, che non è usufruibile, anche perché crea gravi problemi di salute. Quindi, che dire, anche qui bisogna trovare altre soluzioni. Un cartello e far pagare le persone non è la soluzione migliore. In un paese normale questo non dovrebbe neanche accadere. Qui accade, MM Case, Comune di Milano. Cari amici, ancora non abbiamo finito perché ce n'è di roba da far vedere. Vi stiamo facendo vedere un nuovo capitolato che adesso il nostro amico che ci accompagna ci spiegherà. Stiamo entrando in questo nuovo appartamento. Permesso. Sempre case consegnate nel 2017. Capitolato nuovo, fa parte di quel lotto fatto con l'Unione Europea. Come potete vedere, già per terra, pavimenti sostanzialmente nuove, con già delle crepe. Le crepe si sono presentate quasi subito dopo la consegna dell'alloggio. E si sente camminandoci su, quindi è un altro lavoro non fatto a regola d'arte. Solito anche discorso. Qui vediamo il gradino. Sì, il discorso del gradino è quello, come quel discorso anche delle perdite d'acqua che non vengono comunque controllate quando vengono fatte praticamente le imbiancature con perdite da sopra. Solito discorso dell'amianto nel tubo. E come potete notare le rifiniture come sono state fatte in un appartamento che sostanzialmente sono state spesi migliaia e migliaia. Quindi, di... Quindi soldi della comunità europea che dovrebbero servire a far vivere le persone ai livelli di civiltà, di comfort degni della Milano 2021, abbiamo questo lampadario che poggia su un soffitto che sicuramente ha delle infiltrazioni, chiaramente l'acqua con la corrente non va d'accordo, quindi qui si presume che ci saranno purtroppo altri problemi. Guardate tutto quello che vedete. Diteci voi cosa ne pensate, io rimango della mia stessa opinione che vi dicevo prima, che qui manca sempre un controllore dei lavori e sicuramente manca anche un po' di umanità, sapendo che questi posti ci vivono delle persone. Alla fine sono 4 anni di appartamento e sembra tutto fuorché un appartamento di recente ristrutturazione. Eccoci qua, questo è un altro appartamento della struttura e vediamo che ci passa praticamente una mano sotto, qua un attimo che uno infila un piede di porco, alza tutto, entra come vuole. E non è l'unico, ce n'è in questo, solo in questo piano ce n'è un altro ancora che è vuoto, questo che è vuoto, e anche questo che è abitato con i fondi europei, attenzione, per adattare gli appartamenti, anche qui stesso problema. Qui cosa dobbiamo dire? Chi fa questi lavori è professionale secondo voi? C'è qualcuno che controlla, c'è un garante dei lavori? No. Quindi la responsabilità ricade tutta sulla proprietà. Non si può cancellare nulla, non si può delegare e scaricare barili a altri, non c'entra il personale, qui è chi dirige. Cari amici, avete visto un sacco di situazioni che non vanno, mandateci i vostri commenti, fateci sapere cosa ne pensate e soprattutto partecipate alla causa dell'Uniat Will per difendere le case popolari, la vita, il vissuto e l'abitare nelle case popolari. Salutiamo questo nostro amico che è qui con noi, che ci ha fatto da cicerone per tutto il tour. Iari, ma io ringrazio soprattutto voi per essere venuti e vi ringrazio soprattutto a nome di tutti gli inquilini di Depre di Siacopino, perché speriamo che questa situazione non venga risolta subito, però nell'arco del tempo venga messa a ordine
come è giusto che sia. Grazie a tutti per l'attenzione. Ok, per ora mi raccomando, rimaniamo attenti a questa situazione perché è importante come quella che abbiamo visto settimana scorsa. E Hermes, questa volta chiudi tu, questa è l'ultima puntata della stagione. Cosa ci aspettiamo l'anno prossimo? L'anno prossimo ci aspettiamo qualcosa di diverso, sappiamo che il trash non ci abbandona mai, comunque speriamo che qualcosa sia cambiato dopo il lavoro che abbiamo fatto in questo ultimo periodo. Ok. Sì. Un saluto a tutti, anche da Paolo Rusconi che è dietro la camera, buone vacanze per chi le farà, noi rimaniamo qui perché il trash non ci abbandona mai. Dietro le nostre spalle, voi non lo vedete, c'è un'altra persona interessante che io saluto e so chi è, una persona molto attiva nel quartiere, alla prossima e siamo con voi, City Report. Grazie a tutti, ciao. City Report.